bentornati in questo nuovo video. Oggi struccatissima come al solito, perché sto per andarmi a truccare per il compleanno del mio best friend Kevin Ruiz. Anche lui ha un canale YouTube, ve lo lascio giù nell'info box, andateli a fare gli auguri. Il suo compleanno sarà stato ieri, credo, o oggi, comunque è il 14. Quindi come regalo di compleanno, se ancora non siete iscritte e iscritti al suo canale, dovete andarlo a fare assolutamente. Come dovete iscrivervi al mio canale se ancora non lo siete, male, male, male. E soprattutto andatemi a seguire anche sugli altri vari social, li trovate sempre giù nell'info box, alla fine del video sull'end card e anche qui sparsi. Non so se avete notato che c'è una new entry nello sfondo momentanea, volevo troppo scrivere hashtag Oli. Tra l'altro io mi auguro che in videocamera sia dritto e non sia storto, perché tipo io se vedo lo schermino lo vedo storto, vedo cuore i LOH hashtag, vabbè. Quindi a seconda di come lo leggete, se leggete ILO scrivetemi hashtag ILO, oppure se è dritto, mi auguro, scrivetemi hashtag HOLY. Mi raccomando, ci tengo particolarmente a questa cosa. By the way, oggi sono qui per fare un make-up, quindi, e volevo utilizzare tutti i prodotti low cost per fare questo make-up, perché ho un sacco di novità, Astra, Essence, eccetera, eccetera. Quindi, let's begin. Allora, prima di tutto, Astra mi ha inviato un botto di roba e ancora li ringrazio infinitamente perché mi hanno inviato un sacco di prodotti. È importante, prima di truccarmi, vi volevo dire del perché sto utilizzando questi prodotti Astra. Perché Astra ha fatto il rebranding, quindi ha rifatto completamente packaging, formule, prodotti, e secondo me ha proprio fatto un passo, se non due, sopra quella che era la qualità dei prodotti prima. Adesso ci sono dei prodotti pazzeschi, io li sto testando già da una settimanella e sono innamorata follemente di tutto quanto, forse è meno di una settimana, comunque. Sto cercando di utilizzare il più possibile proprio per farmi un'idea e non vedevo l'ora di farveli vedere. Questo non è un video sponsorizzato, volevo soltanto dirvelo perché, dato che molte nei direct mi avete fatto domande su questa cosa di Astra, volevo rispondere. E mi hanno inviato tra le tante cose tre palettine. Io volevo utilizzare una di queste tre: ce n'è una neutra, una con i toni smoky più freddi e una completamente calda e rossiccia. Quindi adesso io faccio un sondaggio su Instagram e vediamo che cosa decidete che utilizzerò. Ok, con la scusa ho cercato anche di sistemare questo sopracciglio. Io non so oggi che cosa che non va, continuo a vederlo brutto e diverso dall'altro in videocamera, ma dal vivo no. Quindi non capisco che cosa è successo. Sembra tipo che c'ha una curva qua, ma non è vero, è come se la videocamera mi cancellasse un pezzo di sopracciglio. Spero che nell'editing questa cosa non ci sia più. Comunque, avete scelto questa, non avevo dubbi in realtà che avreste scelto una palette dai toni caldi. Questa si chiama Warm Temptation ed è una palettina che ha, come potete vedere, sia degli ombretti metallizzati, sia degli ombretti opachi e tutti i suoi toni molto molto caldi. Quindi incarna tantissimo i trend dell'ultimo periodo. Ho già steso il colore più chiaro sotto il sopracciglio e adesso vado a prendere il secondo colore, che è quello che rimane un po' più freddo, un po' più neutro di tutta la palette, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Questo è un colore proprio iper delicato, giusto per andare a dare una leggera definizione alla piega. Vado a prendere adesso il quarto colore dalla palette e lo vado a stendere sempre qui all'angolo esterno e un pochino nella piega. Vado a scaldare un po' e iniziare a dare un po' più di definizione. Io ultimamente, dopo aver avuto un periodo infinito di colori caldi, le avevo un po' messi da parte. Però questa palettina l'ho già utilizzata più di una volta, e la volta che ho fatto il look completo con questa palette, in tantissimi mi avete scritto su direct in Instagram, perché ve l'avevo fatto vedere nelle storie il trucco, ho inventato una nuova parola, il trucco. Mi avete detto: che bello, faccio il tutorial, che bello, che prodotto hai utilizzato. Io adesso non mi ricordo perfettamente che colori della palette avevo utilizzato, anche se sono sicura di aver utilizzato questo ramato qua, però comunque facciamo una cosa simile sempre sui toni caldi. Così, con la scusa, vi faccio vedere anche un trucco simile a quello appunto che vi avevo già mostrato nelle stories. Io in realtà vorrei cercare di fare un make up abbastanza veloce perché sono in ritardissimo come al solito, però vediamo che cosa riusciremo a combinare. Vado a prendere sempre colore matte, questo qui, che è una specie di terracotta, e intensifico anche
ancora di più la piega. Nell'info box vi scrivo i prezzi di ogni cosa. Calcolate che se siete di Roma, Astra io la trovo e hanno lo stand aggiornato con le cosine nuove sia a Viale Libia, alla UPIM, che a Prati Fiscali, sempre alla UPIM, dove c'è lo stand, diciamo la parte profumeria che dovrebbe essere Idea Bellezza, e lì c'è lo stand di Astra. Ci sono stata proprio ieri e ho visto che c'erano già tutte le novità. E mi raccomando, prendete carta e penna, perché a parte queste palette che sono strapromosse, quindi vi consiglio di provarle. Poi i prezzi sono bassissimi di questi prodotti, ma ci sono dei prodottini per la base di cui io mi sono follemente innamorata e dovete assolutamente provarli anche voi. Ok, direi che per il momento ci siamo. Vado a cercare, non so con quanto successo, un pennellino pulito. Infatti dovrò utilizzare questo che di solito utilizzo per andare a ridefinire sotto il sopracciglio. E vado a prendere questo bronzo qui, bello bello bello, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo anche lo scorso video dove vi facevo vedere i prodotti di Essence. Adorate tantissimo i video con prodotti low cost, quindi se avete altri brand da consigliarmi, da farvi vedere, ditemelo, che lo faccio molto molto volentieri. Vedete com'è bella pigmentata questa palette? Allora, a livello qualitativo di ombretti, mille volte meglio questi di Astra che quelli di Essence. Gli ombretti Essence due volte l'ho provati in video e due volte l'ho bocciati. Vi lascio ovviamente i video di cui vi parlo sia nelle schede che giù in info box. Questi invece sono iper pigmentati sin da subito, durano tutto il giorno. E poi per me appunto la cosa importante è la pigmentazione. Cioè gli ombretti devono scrivere, devono essere, se sono metallici devono essere belli metallici davvero. I matte non devono fare macchia, si devono sfumare bene. E per il prezzo che hanno queste palettine io direi che sono 100% promosse. Allora, io voglio andare a scurire leggermente l'angolo esterno. Vado ad utilizzare questo pennellino e vado a prendere il colore più scuro della palette. Ne voglio mettere proprio un velo, senza fare troppa pressione sull'occhio, perché non voglio andare a definire eccessivamente l'angolo esterno. Ho fatto un trucco simile stamattina, ma mi sono struccata e sto rifacendo questo video, quindi non vorrei che mi venisse un make-up troppo simile a quello che avevo questa mattina. Vado sì a dare intensità alla piega, però adesso lo sfumo un pochino per andare ad alleggerire un po'. Voilà, ci siamo! Io metto in pausa gli occhi, l'eyeliner lo faccio dopo e passo al viso. Vado a mettere di nuovo il primer spray di Essence, un pochino, e lo lascio assorbire. E poi vado a riutilizzare questo primer qui, sempre di Essence, il You Better Work, che è il primer che resiste alla palestra, al sudore, studiato appunto per quando si fa attività fisica, per far tenere il makeup. E l'ho provato 2-3 volte, purtroppo non nei giorni in cui sono andata in palestra, però comunque mi fa mantenere il fondotinta tutto il giorno. Vi aggiorno come sempre nelle stories per quanto riguarda la palestra, perché io ogni volta che vado in palestra o quasi faccio le Instagram stories dove mi lamento del fatto, o mi faccio i complimenti e mi dico da sola che sono brava, o mi lamento perché sono in palestra. Ok, primer applicato, mi lascia la pelle morbida morbida, io appena mi tocco però divento completamente bordeaux. Come fondotinta volevo barare ed utilizzare il Fenty Beauty, perché so che comunque voi volete sapere la mia opinione aggiornata su questo fondotinta, però non voglio barare, voglio che sia una full face low cost, e quindi vi dico proprio al volo che cosa ne penso, perché lo sto riutilizzando dato che adesso c'è tutto questo super hype con l'arrivo di Fenty Beauty in Italia. Volevo riprovarlo e rimettermici a testarlo. Allora, vi devo dire la sincera verità. Io ne ho due. Uno scurissimo che è il 170, cioè questo è scurissimo per me, calcolate che è più scuro del mio colore l'estate. L'ho comprato in Spagna ed è top, fantastico. Questo qui, il 140, che ho ricomprato a Londra, è esattamente il mio colore, anche se dalla bottiglia sembra giallo, in realtà una volta applicato è perfetto, mi matcha alla perfezione. La consistenza è leggermente diversa, quindi le prime volte che l'ho riutilizzato lo volevo quasi bocciare.
lo sto ritestando e mi sta piacendo un pochettino di più. Forse sarà perché lo sto applicando con la blender di Mulac. In tanti mi avete chiesto anche: quale blender preferisci, la Mulac o la Fenty? Io devo dire la verità, da quando ce l'ho sto utilizzando solo la Mulac, perché la voglio testare bene e farmi un'opinione bella precisa, anche se la amo, questo ve lo anticipo, ma penso l'abbiate già capito. Però anche la Fenty Beauty è ottima, cioè è veramente una blender eccezionale. Non so scegliere tra le due, vi giuro, mi piacciono tantissimo entrambe. Vi consiglio di provarle, o meglio, provatene prima una, poi provate l'altra. Vi lascio il link per acquistarle qui sotto. Sono veramente veramente ottime, molto diverse, ma entrambe top. In sostanza, dopo questa tiritera di 20 anni, vado a mettere questo fondotinta di Wet n Wild, iper low cost, si chiama Photo Focus. Questo l'ho utilizzato diverse volte. Come sempre vi ridico il mio odio per l'odore di questo fondotinta, perché sa proprio di alcol. Però a livello di effetto a me piace molto 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 molto. È un fondotinta adatto alle pelli misto grasse. Ok, ho finito di applicare il fondotinta, adesso passo a uno dei prodotti che vi nominavo prima. Io sto in fissa con questo correttore, si chiama Long Stay Concealer, correttore lunga tenuta SPF 15, alta copertura, e questo dice di durare fino a 12 ore, è sempre di Astra, e a parte il pack, cioè la cosa dei packaging ragazzi sembra una cavolata, ma un packaging figo fa subito prodotto più professionale o mi invoglia molto di più ad utilizzarlo. Infatti già il pack di questo correttore mi aveva fatto venire voglia di provarlo. Sono 4-5 giorni che lo sto utilizzando e lo amo, cioè vedete è iper coprente, però allo stesso tempo mi sembra un po' l'HD di NYX Professional Makeup a livello di concetto, perché è coprente però non è pesante e quindi mi piace tantissimo. Lo metto così per fare un po' anche di highlight. Quanto so brava che grazie a voi, anzi quanto siete bravi che grazie a voi finalmente sto truccando quasi tutti i giorni la fronte. Vedete, si sfuma facilmente e soprattutto una volta che l'ho andata a fissare non va nelle pieghe. Il colore che ho io è lo 01, quello che sto utilizzando adesso, che è abbastanza chiaro, quindi mi fa molto contenta questa cosa. Non so quante shade ci siano per quanto riguarda Astra, mi devo informare, vi faccio sapere. Ovviamente per fissare la base uso la mia Brighten Up di Essence, che è la Banana Powder, e la vado a settare qui nella zona del contorno occhi. Quanto mi piace questa cifra ragazzi, non ne avete idea. Forse sì, che lo dico in ogni video. Cioè devo trovare un video dove non lo dico. Però stavolta non la vado a mettere su tutto il viso come faccio di solito, la vado a mettere solo nelle zone più lucide della pelle dove voglio andare a fissare di più, tipo il contorno occhi, perché per tutto il resto del viso voglio andare ad utilizzare un'altra cipria, sempre low cost, che è la cipria trasparente di Astra, questa in polvere libera. Io da quando sto utilizzando le compatte preferisco le compatte a quelle in polvere libera, perché non mi sporco i vestiti, quindi per una semplice questione di praticità. Però ogni tanto ci sta, e questa è proprio una classica cipria trasparente. La devo testare ancora meglio, questo per dirvi delle impressioni precise, quindi con l'occasione me la metto stasera, vedo se resiste al compleanno di Kevin. Setting spray, questo anche se è quello di Kat Von D, in realtà dentro c'è lo spray di neve, non è iper low cost, però gli altri spray low cost che ho, tipo quelli di Essence, non mi fanno impazzire, quindi preferisco, data l'occasione particolare, barare un attimino ed utilizzare un altro setting spray. Adesso torniamo agli occhi, poi vado a fare contouring eccetera eccetera, anche perché io tutte le volte, se non faccio il contouring, dato che sono iper iper chiara come potete notare, e questo fondotinta matcha alla perfezione il collo, sono proprio di questo colore, sono piatta completamente senza contouring, blush eccetera eccetera, non vedo mai l'ora di andarlo ad applicare quando non ce l'ho. Comunque vado a prendere dalla palettina di prima questo colore qua e lo vado a mettere nella parte inferiore dell'occhio. Io a me piace tantissimo portare molto in giù il colore, adoro, perché mi va a cancellare completamente la parte tutta raggrinzita degli occhi. Io odio il contorno occhi, lo odio, cioè pagherei oro per avere il contorno occhi iper piallato, iper perfetto. Quindi dato che non ce l'ho,
vado a mettere l'ombretto fino a sotto, così non si vede. Come liner voglio riutilizzare questo che avevo utilizzato nel Get Ready With Us con Eleonora, che mi era piaciuto tanto, e si chiama Vinyl Black Eyeliner, effetto extra brillante, quindi dovrebbe lasciare l'effetto lucido. Vediamo, innanzitutto vediamo se riesco a farmi l'eyeliner in videocamera, che è una cosa che io di solito cerco di non fare. E poi vediamo se mi piace ancora come il primo utilizzo. È molto bello, è molto nero. Aspettiamo che si asciuga, però adesso vado a fare off camera l'altro occhio, perché ho troppa paura di sbagliare. Ok, ho messo l'eyeliner, sono abbastanza soddisfatta, se non fosse che ho aperto l'occhio quando l'eyeliner ancora non era asciutto e ho fatto un po' un casino. Quindi cerco di correggere rimettendo l'ombretto e andando a cancellare l'eyeliner, e poi ce lo vado a rifare sopra. Sono un impiastro. Matita interno occhi nera adesso. Vado a riutilizzare la Long Lasting Eye Pencil Black di Essence. Mi ci sono trovata da Dio l'ultima volta, quindi la volevo riutilizzare. Io sono molto puntigliosa sulle matite nere. Cerco sempre qualcosa che sia morbido ma allo stesso tempo scrivente. E ad esempio io mi trovo da Dio, le mie preferite sono le Slide On Glide On e le Faux Black For White di NYX Professional Makeup. Mi piace da morire la Perversion Black di Urban Decay. E ci sono state anche delle matite di collezione limitate di Kiko e di Wycon che mi sono piaciute tantissimo, perché avevano proprio quella consistenza. Questa diciamo che è leggermente meno morbida rispetto a quelle, però allo stesso tempo rimane super nera ed è a lunga tenuta. Calcolate che questa poi costa 1,85 euro, una cosa del genere. Quindi è approved. E dopo aver applicato la matita, la vado a sfumare sempre con un pennellino così di precisione, e vado a prendere il marrone scuro scuro da questa palette. Mi aiuto così a sfumare gli angoli e a farli meno netti. Ok, matita sfumata, vado a prendere questa palette di cui mi sono follemente innamorata. Questa è una palette contouring e blush. Ce ne sono diverse. Questa è la numero... no, non ha un numero, è la pink... sì, è la 02 Pink Romance. Bellissima. Vado a prendere questo colore illuminante qui e lo vado a mettere all'angolo interno dell'occhio, perché la palette di prima non ha un colore chiaro chiaro luminoso, quindi ci voglio andare a mettere questo. E ne vado a mettere anche un pelino sotto il sopracciglio, proprio giusto appoggiato. Dopodiché prendo il mio pennellino da contouring e vado a prendere il colore freddo di questa palette, che è perfetto per le carnagioni chiare, e vado a fare un po' di contouring, così ridò un po' di tridimensionalità al mio viso. Mi piace molto questa palette perché è scrivente, però allo stesso tempo rimane modulabile come tipo di prodotto, quindi non va a lasciare la macchia. È proprio, secondo me, il colore perfetto per l'incarnato chiaro come il mio. Si sfuma bene, I'm in love. Vado a togliere il doppiamento. E un'altra cosa che mi piace di questa palette è che ha il colore chiaro matte, che si può utilizzare sia per andare a illuminare, però senza utilizzare prodotti con i glitter, se siete persone che non amano l'illuminante, ma poi è ottimo per andare a pulire il contouring, quindi per renderlo ancora più sharp e definito. Dato che io ho una festa, esagero, come se poi tipo stamattina alle 8 nel trucco che avevo prima non avessi esagerato lo stesso. Non uso il blush di questa palette nonostante sia stupendo, perché non penso che starebbe molto bene con il make up che ho fatto, ma vado ad usare questo blush sparaflesciato sempre di Astra. Questo è lo 05. Questo non l'ho mai usato, quindi proviamo oggi per la prima volta. È molto pigmentato, un buon profumo, e direi che devo sfumarlo bene perché altrimenti esco fuori modalità Heidi. Vado a sfumarlo bene bene per attenuarlo. Il colore è veramente bellissimo, estivo. Secondo me a una persona che ha un colorito un po' più umano del mio sta da Dio. E poi con questo look è approvato. Prima di mettere l'illuminante vado a mettere le ciglia finte. Per le ciglia finte, ragazzi, mi perdonerete, vado ad utilizzare le ciglia finte di Mulac. Ok, sono tornata, ma quanto adoro con queste ciglia finte. Queste sono le cerviatta di Mulac. E adesso vado a mettere l'illuminante. Non uso quello della palettina, ma vi volevo far vedere questo, perché visto così non gli avrei dato una lira, sono sincera. In realtà questo è lo 01 Marble Fusion. Io non ho mai grandi aspettative rispetto agli illuminanti cotti, ma in realtà sia questo che quello di Mesauda mi hanno sorpreso tantissimo. Infatti vi faccio vedere, giudicate voi. Cioè è blinding da morire.
stupendo. E poi il colore mi piace tanto perché rimane sul dorato beigiolino molto naturale, però è uno di quegli illuminanti che non passa inosservato. Non ha la grana sottilissimissima, però non è nemmeno chunky, quindi è un buon compromesso, rimane sempre un illuminante cotto, ma è super luminoso. Quindi per me è approved anche lui. Ovviamente sto utilizzando tutti i prodotti che mi sono piaciuti di più, perché dato che devo andare alla festa voglio essere truccata bene. E poi volevo proprio consigliarvi quelli che secondo me di tutti questi prodotti low cost che vi faccio vedere, che poi principalmente sono Essence e Astra, quelli che mi sono piaciuti di più. Illuminante sull'arco di Cupido e poi ragazzi, anche se stasera c'è l'Onora, un poco poco sul mento, quasi impercettibile, io ce l'ho messo. Allora, a parte che ho messo l'unghia proprio diretta nell'illuminante, grazie a Dio che proprio l'unghia del mignolo che c'è finita dentro è rotta. Nonostante questo l'ho bucato, però vabbè, tutto a posto, l'importante è che non si è rovinato troppo. Io passerei alle labbra, non so che colore mettere, ci devo ragionare. Ho fatto un mini swatch sulle labbra e questo potrebbe andare bene. È della linea Liquid Lipstick. Solo Liquid Lipstick, no, Hypnotize Liquid Lipstick numero 11. Di questi vi avevo già fatto vedere uno su Instagram che vi era piaciuto molto. Questa è la prima volta che lo provo, è un nude rosato. Che carino! Poi secondo me ci sta bene con questo look perché rimane comunque neutro e non è troppo 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 rosa. Allora ragazzi, il rossetto liquido si sta ancora asciugando perché ho appena finito di applicarlo. Questo qui è il look terminato. Come potete vedere, si riesce a fare un look iper glam, tutto sui toni caldi come va adesso, anche senza spendere un occhio della testa. Sto sperimentando tantissimo con il make-up low cost e sono iper, iper, iper sorpresa perché sono contentissima, tra l'altro, che ci sia la possibilità anche per le persone o che sono giovani e non vogliono spenderci tanto, o per le persone che non possono spenderci tanto, di fare dei look fighi senza spendere tantissimi soldi. Io sono iper soddisfatta, vado a cambiarmi perché non voglio andare vestita da lavoro al compleanno di Kevin. Vi ringrazio davvero tantissimo per avermi fatto compagnia e spero di aver fatto soprattutto anch'io compagnia a voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate tutto quanto giù nell'info box per quanto riguarda prezzi, link ai prodotti, il mio secondo canale, il mio Instagram, il mio Facebook dove contattarmi e noi ci vediamo al prossimissimissimissimo video. Fatemi sapere se il look vi piace, mi raccomando. Ciao ragazzi!